Patrizia Pfenninger, indica un'agenzia, una piccola agenzia svizzera, vengo quindi da Tord, mi occupo di comunicazione, faccio art direction e interaction design, conosco il mercato da quasi una dozzina di anni, quindi è interessante perché sono una millennial, ma allo stesso tempo sono molto ancorata e guardo, cerco di guardare con lungimiranza quello che accade in questo mercato, ma anche nei mercati insomma, accanto. Cinque sensi sono anche l'essere umano alla fine, è la nostra bussola, è un modo per orientarsi in tutto quello che accade attorno a noi, ma anche all'interno di noi stessi in fondo. I cinque sensi sono per eccellenza uno strumento, il nostro strumento non tecnologico, ma superhuman vorrei dire. Quindi l'elemento di sensibilità, l'elemento umano sono al giorno d'oggi fondamentali in tutto, nella comunicazione così come in tutti gli altri ambiti della nostra vita. L'essere umano si trova in un momento, in un processo molto molto interessante, in quanto si vede spesso associato e quasi a confronto con delle realtà anche tecnologiche importanti. Allora, a livello proprio di sensorialità, mi verrebbe da dire che l'ascolto sicuramente è una componente essenziale, fondamentale, perché se non riusciamo a capire, a percepire quello che sta noi, quello che ci sta attorno, non riusciamo a decifrare quello che sentiamo, difficilmente riusciamo poi a creare degli step, a costruire i ponti necessari. La visione, l'osservare, un altro senso strepitoso di cui siamo felicemente accessoriati, passatemi il termine. La lungimiranza è un altro elemento fondamentale per poter sopravvivere, per superare momenti di crisi, quindi questi scossoni anche culturali che possono spaventare un po', ma che sono anche necessari proprio per evolvere, quindi un momento evolutivo molto importante. Aggiungerei chiaramente oltre agli altri sensi che quotidianamente dobbiamo utilizzare e la pubblicità utilizza sempre, sempre meglio e sempre di più per poter comunicare sia come pubblicitario, come creativo, ma anche come utente che riceve questi messaggi, che li percepisce. Sesto senso a cui sono molto, come dire, legata è quello del buon senso, passatemi un po' il gioco di parole, in quanto appunto il buon senso mette l'uomo al centro, ancora una volta e ancora di più. Una campagna a cui sono molto legata è quella delle idee si pagano, quindi l'essere umano, quindi il valore intellettuale che è soltanto nostro, quindi le macchine questo non ce lo possono rubare, le idee si pagano appunto è una campagna che vuole proprio tutelare il valore intellettuale e anche il valore di quello che è un processo lavorativo, il processo di un progetto. La campagna è molto importante, molto, molto aperta e social, quindi un altro elemento dei nostri giorni è proprio quello di essere social, di essere estremamente veloci e di riuscire a muoverci nelle tematiche, essere a confronto con tutto e con tutti senza nessun tipo di problema. Ecco. Beh, la tecnologia è presente anche quando dormiamo, non possiamo più farne a meno, siamo quasi dipendenti dalla tecnologia e allo stesso tempo ecco perché è fondamentale rimanere umani, perché siamo sempre noi a guidare la tecnologia. La tecnologia non deve spaventare in quanto sempre più vediamo questi robot che iniziano a far parte della nostra vita. Abbiamo visto in questi giorni un robot che riesce a fare il backflip, proprio un salto perfetto, e addirittura oscilla in chiusura del salto per centrarsi proprio in modo perfetto. Non possiamo avere, non dobbiamo avere paura dei robot, così come la tecnologia, è un tool. Siamo noi che abbiamo la testa, siamo noi che abbiamo questo sesto senso bellissimo e quindi è un collega lavorativo, nulla di più. Il valore umano è quello di essere unico, è quello di potersi esprimere e nell'espressione c'è anche l'apporto artistico. Un robot, c'è anche questa diatriba alla fine che i robot possono creare arte, sì, però l'arte ha comunque in sé quella componente anche emotiva.
scusatemi, ma il robot questo ancora non lo prevede, ecco. Il brand nell'ottica dei più giovani? Beh, innanzitutto partiamo dall'idea che noi stessi siamo la nostra immagine, quindi un elemento sicuramente è quello dell'ascolto, quindi capire come un giovane, come un millennial comunica quello che di cui ha bisogno e quello che si aspetta, perché la tecnologia è un elemento fondamentale per lavorare, ma anche per poter migliorare nell'ottica futura delle aspettative o delle situazioni che attualmente non ci rispecchiano, ecco. Quindi sicuramente l'ascolto, la velocità, perché comunque a livello anche social tutto ruota attorno alla velocità, ma senza ombra di dubbio è chiedere al giovane cosa vuole. Non aspetto altro di sentire qualcuno che mi chieda come millennial quello che mi aspetto da un brand piuttosto che da una situazione, da qualsiasi cosa. Quindi è semplice.